Ben ritrovati sulla panchina di Canale 8. Stavamo parlando del Lecce, di quello che potrebbe succedere nello spogliatoio dei giallorossi o di quello che è già successo. In altri tempi un presidente forte gestiva diversamente la situazione. Sicuramente è questione di caratteri, per carità, eh. Io non dico, ognuno ha i suoi metodi, però chiaramente bisogna intervenire su questa squadra, cioè non si può cercare di minimizzare dei fenomeni strani che sono accaduti sabato. Quindi a fronte di partite belle che abbiamo visto con il Lecce, vuol dire che le potenzialità della squadra ci sono. Non è possibile che una metamorfosi così strana, così anomala, inaspettata, che questa è la cosa strana, perché quando tu sai già il vantaggio, conosci il risultato già di altre due squadre che stanno avanti a te, tu ti puoi gestire la partita, puoi gestire psicologicamente, tecnicamente. Hai tanti di quei vantaggi che devi sfruttare, non ti puoi permettere di regalare 3 punti alla Salernitana e 2 punti al Benevento. Quindi io dico solamente, speriamo di non rimpiangere quello che abbiamo perso sabato, perché sono delle situazioni strane. Poi una squadra che vuole andare in Serie B non può perdere, cioè già al girone di andata già stiamo a 4 sconfitte, insomma. È una cosa strana. Tu le partite perse l'anno scorso mi pare che l'abbiano fatte le squadre che poi sono salite, ma in tutto il campionato. Qua stiamo al girone di andata già con 4 sconfitte, quindi bisogna fare un momento di riflessione e capire un attimo Due sconfitte la fatta la cosa c'è che non Salernitana, va. due Esatto. sconfitte, una in casa e una fuori, noi abbiamo fatto già quattro. Al di là di questo numero, che è importante però tenerlo ben presente, c'è anche da sottolineare il fatto che questa è una squadra, come diceva Corrado, che ti fa belle cose, importantissime, come vai addirittura a ribaltare un risultato in quello di Salerno, dove c'era tutta quanta l'attenzione generale, dove c'era la squadra che era prima in classifica. E poi ti viene qui a giocare invece contro, perché noi abbiamo detto il Martino, ma signori, non dimenticate il Melfi. A noi ha fatto vedere i sorci verdi, Sì, il perché tempo. per il primo tempo, ma non solo quello, che noi, il Melfi è mancato e continua a mancare, perché si vede che è una formazione che manca di peso, ma non di qualità invece di manovra, dove ho visto forse la più bella squadra che è venuta qui a Lecce a giocare con grande, veramente, lucidità, ma anche con manovre veramente splendide. Quindi, purtroppo ero davanti a delle lacune, non ha il peso giusto, ma quello che ha fatto con noi, poi ha avuto il Lecce la fortuna di segnare subito il gol del raddoppio all'inizio del secondo tempo, poi piano piano le cose sono messe bene. Ma voglio dire, una squadra che ti porta a Benevento la stessa cosa, ti va a vincere a Benevento, una squadra che ancora vince e mantiene per 90 quasi minuti la vittoria, stava mantenendo anche a Castellammare di Stabia, cioè contro le prime tre della classe, il Lecce è stato superiore a tutte queste, almeno sotto l'aspetto del risultato e della manovra di quelle giornate. Poi vedersi così crollare addosso tutte queste belle cose con partite quasi insulse, ripeto, quella di Foggia più o meno, ma nel secondo tempo, ma quella dell'altro ieri, proprio non ha, secondo me, la possibilità di essere catalogata come partita disputata da parte di una squadra che ha i numeri e che ha i giocatori che ha il Lecce. Ecco, questa è la verità, nuda e cruda, senza girarci troppo intorno. Secondo il presidente Tesoro, è mancato l'impegno. Il presidente Savino Tesoro oggi ha rilasciato questa dichiarazione: ho messo su una squadra con ingaggi da Serie B e sto sopportando un grosso sacrificio economico. Figuracce come quella contro il Martina Franca non le voglio più vedere. L'allenatore non ha responsabilità, dice Tesoro. Ieri sono venuti a mancare, l'altro ieri sono venuti a mancare contemporaneamente 7-8 elementi, veramente dall'inizio del campionato, che almeno tre di loro non stanno rendendo per quello che possono, anzi stanno deludendo. Allora è un problema di impegno, di psicologia. No, ma io dico, c'è un allenatore che dovrebbe vedere. Se Scusa, ci sono 3 giocatori che non stanno rendendo in un questa è certo una cosa modo, incredibile. l'allenatore sta lì apposta Scusa, per perché fare le scelte giuste. adesso faccio io la domanda a te. Sì.
Dico scusa, perché Savino dice, cioè, e l'allenatore non sa che questi tre non rendono e li mette in campo regolarmente e lui non dice niente, eh? Queste sono, ecco, ecco perché ti ho detto prima, ma a me dispiace di questa gente che è veramente vogliosa, ha tanto fa tanti sacrifici, spende tante, e ha detto bene, sto facendo degli ingaggi, però mi ha detto Dio, fatti consultati anche con chi, come dici, ma tre non stanno giocando, e l'allenatore perché lui non li sta facendo? Allora tu con l'allenatore evidentemente non hai la possibilità di dire guardate che queste cose non stanno andando bene, a questo punto è facile dire non le voglio vedere più, ma nessuno vuole vedere queste cose, però se, lo ripeto, se non capiamo dove sta il marcio, non c'è niente da fare, oggi, domani faremo ancora altre partite, poi si cadrà da capo in catalessi, a questo punto allora le cose poi si metteranno veramente, veramente male. Mister, allora il problema è fra allenatore e presidente, il presidente non ha abbastanza polso per dire l'erda che no, si facendo. No, questo no. Cioè, Lecce è stato costruito per vincere, ha dimostrato di essere superiore in campo agli altri avversari. Cioè, questo altalenare dei risultati, io mi auguro e ci auguriamo tutti che il polso della situazione lo deve avere la società con l'allenatore, quindi all'interno dello spogliatoio si deve, c'è l'allenatore, c'è il pugno della situazione, dovrebbe avere il pugno della situazione dello spogliatoio, quindi sapere, ci auguriamo tutti dove devono intervenire, insomma. Però è brutto sentirci dire da un presidente che alcuni giocatori, almeno tre, non stanno rendendo dall'inizio dell'anno, e allora se non stanno rendendo perché te li tieni a fare, perché li fai giocare, a questo punto c'è la possibilità di sostituirli, visto e considerato, su questo insisto io, che nel Lecce di quest'anno non ci sono secondo me né prime uomini né secondi uomini, cioè fra titolari, perché questa è una squadra fatta con elementi di qualità, e quindi a questo punto mi ha detto Dio, se ci sono queste lacune, se ci sono queste presenze negative, perché non si cambia, non si mettono in atto? Questi sono è un mistero che dovremmo cercare di capire, di spiegare, perché se è vero quello che, come è vero, ha detto il presidente, che alcuni, non c'era bisogno che ce lo dicesse completamente, sicuramente no, noi lo facciamo per dovere, facciamo una cosa molto più generica, abbiamo visto anche non solo tre ma diversi altri giocatori che non hanno reso come devono, come pure, e qui bisogna insistere e fare il discorso al mister, non c'è in questo Lecce o in generale nel concetto del Lecce, non ci deve essere la sicurezza del posto, no, nessuno deve essere sicuro, nessuno deve sentirsi irremovibile, tutti quanti possono essere mandati in panchina oppure addirittura in tribuna, quindi questo significa che il posto della situazione lo deve tenere il mister sempre in mano, spero che lo tenga, però se il mister queste cose non le vede bene e c'è la società che le vede, la società dovrebbe andare a dire vedi mister, che qui stiamo vedendo pure noi dall'esterno, forse tu inconsciamente non stai vedendo, che alcuni giocatori non stanno vedendo, cerchiamo di metterci di riparare questo no, tipo di... Io non capisco, parlo da tifoso e non, chiaramente non sono un tecnico, però io dico, si è avuto la fortuna di ingaggiare elementi come Miccoli, Moscardelli, che sono due fior di giocatori. Allora io non capisco la parte tecnica che, cioè voglio dire, il Miccoli e il Moscardelli è un lusso per la Serie C. Quindi possibile che un allenatore non costruisca una squadra in funzione di questi due capolavori di giocatori? Allora, se siamo consapevoli che sono capolavori ormai in disuso, vabbè, allora abbiamo sbagliato a prenderli. Se invece Moscardelli, a me sinceramente all'inizio avevo qualche dubbio, mi ha dato dimostrazione nelle ultime partite, ha fatto dei gol che sono dei capolavori e mi ha fatto ricredere, però voglio dire, com'è possibile che non possano coesistere Moscardelli e Miccoli, che non si riesca a trovare uno schema di gioco adatto ad esaltare le loro caratteristiche? Cioè sono due giocatori che fanno paura solamente quando si nominano per le difese avversarie. Dico, possibile che l'allenatore non sia in grado di costruire una squadra intorno a questo attacco? E se abbiamo dei dubbi su queste persone, perché sono stati presi? Cioè non è possibile che si scoprano dopo degli elementi. Tu all'inizio dell'anno costruisci insieme all'allenatore un organico, una squadra. Non è possibile che ti accorgi in corso d'opera che quello ormai, che ne so, se è vero che ci sono dei contrasti tra Lerda e Miccoli,
cioè non è possibile scoprirlo in corso d'opera. Miccoli ha sicuramente i suoi errori, Lerda ha i suoi errori, però porca miseria, alla fine penso che seduti davanti a un tavolo con il presidente che li guarda negli occhi a tutti e due, penso che le cose si debbano aggiustare. Questo è avvenuto già, sul fatto dice che si sono già chiariti. Alcune cose sono state chiarite proprio a tre, anzi più che altro a due, che il terzo poi è avvenuto dopo. Però Miccoli sono un lusso per la serie. Miccoli ha detto una cosa fondamentale l'altro giorno: io a Lerdo ho detto quello che penso e lui sa quello che penso, e quindi c'è una chiarezza di idee da parte di Miccoli. Il problema è, tu l'hai sottolineato efficacemente, è che un allenatore, qui abbiamo un tecnico, non vogliamo offendere la loro professione, ma un allenatore deve fare in modo, avendo tipo di questo genere di giocatori, fare in modo di trovare la formula migliore perché possano rendere tutti al massimo. Se tu invece, e qui l'unico accenno di fra virgolette dissenso, ma lo faccio con molta modestia senza mai entrare nel vivo del discorso, lo faccio con molta serenità, però se tu mister ritieni di poterti fra virgolette lavare le mani dicendo vabbè, io trovo questa formula che è la migliore e me ne frego di quello che succede a Miccoli o altro, beh, allora io a questo punto, permettimi, non sono d'accordo. Io dico che oggi come oggi un tecnico che ha in mano l'oro deve cercare in modo tale da poterlo, quest'oro, utilizzare al meglio. Forse ci sbagliamo noi, forse diciamo delle stupidaggini, però fatto è che se si potesse vedere per almeno un paio di settimane, un paio di partite, questa unione fra i giocatori di cui stiamo parlando, è così. A meno che, attenzione, o l'uno o l'altro non voglia che si giochi. Beh, che so, a questo punto io mi vengono in mente certe cose. Cioè dico, ma è possibile che Miccoli è stato di una esemplarità spaventosa. Miccoli non ha fatto una piega da quando è stato messo, 2 mesi e mezzo che non gioca, non ha detto mai, l'altro giorno è uscito allo scoperto perché alcune frasi su un giornale, così, per qualche cosa. Però è stato lì, non ha detto niente, lui ha messo, e questa è una sua veramente grande forza d'animo, di dire io mi metto a disposizione, il Lecce che vada in B, e poi non fa niente se non gioco. Però poi l'altro giorno, in sala stampa, dopo la partita, la rabbia anche in lui che è entrato in campo, ha visto che qualcosa non quadrava come doveva quadrare e ha detto, beh, da oggi in avanti queste cose non devono succedere più. E io, come capitano, cioè come uomo che porta dentro di sé la maglia del Lecce, non tutto il resto, delle parole, delle cose, dobbiamo fare in modo che questo non accada più in futuro. Quindi si è messo un po' in riga. Questo, a mio giudizio, smentirebbe anche il fatto che lui possa, alla fine di... all'inizio del nuovo calciomercato, andare via. Io, secondo me, questo atto di amore esterno che ha dato l'altro giorno potrebbe essere invece la chiave di volta di una sua permanenza qui a Lecce, anche con un'autorità diversa. Sì, l'atteggiamento giusto di una bandiera, di un capitano, esatto. Dare una scrollare lo spogliatoio, insomma, rimbocchiamoci le maniche e qua dobbiamo, cioè noi da tifosi... No, ma lui è stato pesante in certe frasi, è stato proprio anche in maniera brutale, bisogna essere onesti. Sì, ha agito proprio da persona che ha nel cuore il Lecce, il davvero leader, e lo ha fatto a fine partita, quando ha preso i compagni e li ha indotti ad assumere le proprie responsabilità, li ha portati verso la curva che poi ha fischiato, ha detto comunque andiamo davanti ai tifosi, è stato lui che ha fatto... Ma l'altra cosa che tu hai sentito pure, che eri presente, ha detto... Abbiamo parlato di tutto questo nello spogliatoio prima di venire da noi, cioè lui aveva già dato la sua interpretazione, aveva già dato il suo concetto alla squadra nel momento in cui, prima di venire da noi, quindi vuol dire che quello che ha detto a noi lo ha detto anche ai suoi compagni. Questo significa che ancora l'autorità sua c'è, e questa autorità nei confronti dei compagni, quel suo essere ancora leader nonostante non giochi, può urtare Lerda al punto tale che si siano create delle fazioni nello spogliatoio? Questa è un'ipotesi che possiamo mettere in campo, ma anche possiamo non concretizzare come fatto vero, autentico. Cioè, permettimi però di dirti con molta onestà che un allenatore non deve guardare a queste cose. L'allenatore è super partes, l'allenatore deve stare al suo posto, qui abbiamo un giovane, deve dire io sono colui che decide e basta. E in questo senso devo dire che lui ha deciso di non far giocare Miccoli, e Miccoli ha rispettato questa decisione. Però Miccoli stesso ha capito che andando in campo, quando l'ha mandato dopo 2 mesi e mezzo, non ha reso come poteva rendere. Sì.
se non gioca ancora non renderà mai come deve rendere. E a questo punto chiariamoci, mettiamoci il discorso insieme, diciamo o mi fai giocare oppure mandami via. Comunque il Miccoli della situazione è un giocatore che con la sua con l'esperienza che ha ti può risolvere con un tiro, ti può risolvere. Ma questo diciamo pure noi, io ricordo. Quindi però... io dico, anche se non sta al 100%, e lo sappiamo che Miccoli non sta al 100%. Vabbè, se non gioca non starà mai. Ok, esatto, certo. Però ti voglio dire, è sempre l'elemento che ti fa fare la punizione, si conquista la punizione al limite dell'area, ha l'occasione che quando ha la palla tira subito in porta. Cioè voglio dire, secondo te, scusa Corrado, faccio io a te la domanda, ma secondo te il mister queste cose non le sa? Appunto per questo è quello che c'è. Parliamoci chiaro, cioè, dai. Io non mi spiego come mai non giochino tutti questi. Evidentemente lui non ha, secondo me, l'idea di poter tenere presente insieme sul suo modulo tattico questo tipo di situazione, cioè di Miccoli in Moscardelli, oppure senza carrozza, o con carrozza, con Dumbia, senza Dumbia. Cioè, lui ha visto questo tipo di formula che per lui è andata bene. Devo dire, 8 partite la fate buone, quindi non è che bisogna dire... Cioè, a me vale molto di più un Miccoli, come l'abbiamo visto sabato, rispetto a un Dumbia che non ha... cioè voglio dire, un carrozza che proprio sono stati amorfi, voglio dire, sì, proprio sì, sono stati sulla fascia, impalpabili proprio. Ma guarda, sulla fascia, adesso poi tatticamente qui c'è chi ci insegna, ma qualche cosa la capiamo pure noi, cos'è, andando su e giù, con quello dell'avvocato Pulcinella, sempre alla tribuna, qualche cosa l'abbiamo proprio 40 anni sì. Presente. Sulle fasce noi ci hanno annullati completamente. Sì. Loro, quelli di Martina, hanno studiato attentamente quelle che sono le... Poi Carrozza non stava come vuole Dio, l'altro Dumbia peggio che ancora, non era sceso in campo. E quindi loro hanno avuto facilità di manovra, e quindi noi siamo stati sempre dietro, mai avanti, a poter produrre e creare qualche cosa di concreto. Lo stesso poi Moscardelli si è venuto a trovare un turbiglione di situazione anomale, e quindi non ha fatto manco nulla di niente. E quindi la squadra, in pratica, fra centrocampo con Salvi e Papini, che anche loro sfarfagliavano, e alla fine la squadra non c'era proprio. Ecco perché dico, quando si dice 7-8 elementi, e 7-8 elementi sono questi. La difesa ha fatto quello che ha potuto, ma anche loro poi a un certo punto sono crollati, ed ecco la sconfitta. Quindi diciamo le cose come sono. E Corrado dice, io lo voglio pure con mezza gamba. Sì, tu lo vuoi però con mezza gamba, ma non sei l'allenatore. Io non sono l'allenatore, certo. Lo vorrei addirittura senza gambe proprio, nel senso che lui quando sta in campo c'ha paura l'avversario della sua presenza. Perché gli dico una cosa che mi succede spesso, con i miei vecchi trascorsi, ho tante conoscenze fra i colleghi i quali mi chiamano anche per informazioni, e la prima cosa che mi chiedono, dice, ma come mai non fa giocare Miccoli? Cioè tutti quanti si domandano dall'esterno perché non gioca Miccoli, e io non so che dare, non so dare una risposta, non la so dare. Dico, non lo so, evidentemente il mister vede queste situazioni diverse da come le vediamo noi, e quindi a questo, strano, per non dire altre parole che dicono. Noi dal di fuori, dai tifosi, possiamo fare tutte le domande, sì, sì. Ci diamo tutte le risposte che vogliamo, però il polso, ripeto, della situazione c'è l'allenatore, giustamente lui ha le sue idee, lui e sceglie, diciamo, in base a quello che vede durante la settimana, insomma, ecco. Sì, siamo d'accordo, però c'è sempre una società che alla fine deve vagliare l'operato di un allenatore. Certo. Allora, io vi posso dire un po'... Le operazioni che venivano fatte allora, cioè all'allenatore si dava un input di valorizzare i giovani e di fare una squadra con il meglio che si aveva in quel periodo, con l'innesto sistematicamente di giovani della primavera per farsi la squadra del futuro. Però Corrado, permettimi di dire altri tempi. Sì, cioè, sì, allora si doveva costruire anche un Lecce che non c'era, certo. Il lavoro che ha fatto papà tuo insieme con altri era, sì, quello di costruire una squadra che era già, non c'era. Adesso invece il Lecce ha soltanto un obiettivo, e forse questo è anche un errore, cioè quello sicuro di dover andare assolutamente in Serie B. Ho capito. E fare questo però ci sono stati 2 anni in cui si sono fatti degli esperimenti, esatto. Si è fatta pulizia, si sono fatti degli esperimenti, si sono presi giocatori con una certa esperienza e qualità. Allora, questi giocatori, se si è scelta questa linea, è perché si crede nell'esperienza di questi calciatori. Però l'esperienza poi deve valere sulla gioventù, sulla velocità, sulla potenza di un giovane che sta per esplodere,
e deve mettere in difficoltà un elemento più esperto, più grande, no? Allora, se da una parte i giovani ci sono ma non esplodono, anzi si afflosciano durante la partita, la persona esperta dovrebbe farsi valere e gestire la partita in un certo modo, cioè non è possibile questi alti e bassi, non è possibile, è inconcepibile per una squadra esperta come il Lecce. Io ti dico ecco di più. Perché io dico, è strano, questa partita è strana. Io ti dico di più, che in 3 anni questa gestione avrebbe potuto creare le basi per una squadra completa, giovane, e per un settore giovanile pure, in un certo modo. Questo in senso, cioè largo proprio, i vari giocatori che noi abbiamo mandato a fare le ossa altrove potevano rimanere a Lecce e fare le ossa qui e diventare veramente una squadra dal futuro, con un futuro importante. Oggi come oggi cambiare da un anno, quest'anno abbiamo cambiato poco per la verità, però abbiamo cambiato in età avanzata con giocatori di un po' vecchiotti, sì, che possono, l'esperienza è suprema, però possono anche a un certo momento diventare poi anche nocivi. Attenzione, ultima cosa di questo momento, stiamo vedendo già le prime difficoltà, ma al ritorno, quando sarà gente che si deve salvare, squadre che si debbono salvare, che l'anno scorso non c'erano in campo, perché l'anno scorso si giocava 3-7 durante la partita, tanto non fa niente, c'erano le progressioni. Quest'anno sono le progressioni, e squadre che hanno il cosiddetto coltello tra i denti, non solo fra i denti, io dico in qualche altra parte, ti fanno creare l'ira di Dio prima che le possa superare, e a questo punto anche le difficoltà diventeranno ancora più importanti e più gravose. Quindi cerchiamo di capirci, cerchiamo di capire che cosa si vuole fare, e cerchiamo soprattutto di non perdere l'occasione, avendo elementi di qualità, per utilizzare anche quella gente che onestamente lì si lavora e invece alla fine rimane sempre lì seduta alla panchina oppure fuori addirittura in tribuna. Rischiamo di dare vivacità con la presenza di gente che capisce che non è indispensabile e capisce anche che se non fa bene rimane fuori, rimane senza giocare. E noi rimaniamo seduti sulla panchina di Canale 8 per un momento di pubblicità. A tra poco.